meglio l'autostazione Tiburtina, parliamo di molti problemi dell'area, ma partiamo proprio dalla vicenda dell'autogestione, dell'autostazione gestita da una società con una concessione scaduta. Per il futuro ci sono poche garanzie, ci spiega tutto Mariella Anziano. Buongiorno Mariella. Buongiorno Francesco, sì, esattamente come hai detto, ci troviamo alla stazione degli autobus Tibus, una stazione che in un anno vede passare ben 10 milioni di passeggeri. Qui arrivano autobus pullman da tutte le parti d'Italia e da due anni questa concessione, che risale al 2002, forse anche antecedente, è scaduta. È scaduta e la società, che è la Tibus, sta attendendo di sapere qual è il futuro suo e anche di una cinquantina di dipendenti. Nel frattempo si sa che è stata e sarà bandita una gara, ma noi parliamo e chiediamo qual è la situazione a uno dei componenti del CDA della società, il dottore Tullio Tulli. Buongiorno. Buongiorno. Spostiamoci un po' più avanti. Perché... Certo. Noi siamo qui dal 1997 su richiesta del Comune. In realtà prima questi autoservizi erano raccolti in maniera disordinata a Piazza Esedra. Il Comune decise a metà anni 90 di chiederci di assumere un'iniziativa imprenditoriale. Abbiamo stipulato una convenzione con il Comune, noi abbiamo investito oltre 4 milioni di euro, la struttura è la nostra, mentre l'area invece è di proprietà del Comune. E garantiamo un servizio importante per la città, oltre 10 milioni di passeggeri l'anno, cui si aggiunge il Cotral. Che garanzie adesso ci sono? In pratica nessuno, perché voi dopo sei mesi che la concessione è scaduta, cioè voi in pratica qui siete abusivi, che cosa avete fatto? No, noi non siamo abusivi. Non siamo abusivi, ma per un motivo semplice, dottoressa, perché quest'area gestisce un servizio pubblico che non può essere assolutamente interrotto, e ripeto, è un servizio importante per la città. La convenzione in realtà è scaduta da due anni. Noi da un anno e mezzo abbiamo fatto una proposta al Comune, consapevoli che questo servizio deve essere messo a gara. Noi abbiamo presentato un project financing che prevede un intervento finanziario da parte della nostra società di 6 milioni di euro. Allora chiediamo a questo punto all'architetto Pellegrini, architetto, su come lei ha organizzato un progetto, no? Quali sono le caratteristiche fondamentali? In breve. Allora, la caratteristica principale è che noi faremo una piazza che non è prevista da nessuno dei progetti previsti o dal piano regolatore o da altri strumenti attuativi. Perfino nel progetto della demolizione doverosa della sopraelevata non esiste una previsione di spazio pedonale. Ora immaginare una delle più importanti stazioni d'Italia senza una piazza, la famosa classica storica piazza della stazione, è una cosa abbastanza... E per venire, assecondando lei, i desiderata dei cittadini, cercare qualcosa che ammortizzi sia i rumori e che filtri lo smog? Allora, quello che vedete è uno lei spazio che sarà totalmente ceduto al pubblico, quindi ai cittadini. Per quanto riguarda le attività, saranno rivolte verso la grande viabilità e saranno incapsulate. Quindi ci sarà qualcosa di filtrante. Intanto volevo dire, prima di restituire poi la linea a studio, volevo dire Francesco che questa mattina noi abbiamo chiaramente interrogato l'assessorato alla mobilità della Campidoglio, che ci ha detto che sicuramente qui ci sarà una gara, loro stanno dialogando sia con la società Tibus che con tutte le parti in causa e che chiaramente con i tecnici, loro tecnici, stanno valutando il meglio per questo trasporto pubblico e quindi è in attesa la gara pubblica, il bando appunto della gara. È tutto, noi ci vediamo tra poco.